Un'altra giornata di proteste e sangue in Siria, dove non si placa la rabbia contro il regime del presidente Bashar al-Assad. Dopo gli oltre 120 morti degli ultimi giorni, ieri le forze di sicurezza sono tornate a sparare contro i civili che chiedono libertà e democrazia. Il bilancio parla di almeno 9 morti e decine di feriti a Jablay, nel nord del paese. Il fuoco non ferma comunque i manifestanti che anche ieri al grido di viva la Siria a Bashar al-Assad sono tornati in piazza a Damasco, ma anche a Deraa, nel sud del paese. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali delle vittime di venerdì, quando cecchini e forze dell'ordine hanno sparato su un corteo pro-democrazia. Intanto, nonostante la revoca dello stato di emergenza, i fedelissimi al regime proseguono con gli arresti arbitrari tra i militanti dell'opposizione, in un crescendo di violenze che preoccupa sempre di più.